cosa ha pensato quando al 44esimo il suo giocatore è andato a tu per tu con Sorrentino? Che poteva cambiare le sorti della partita. Ha avuto la possibilità di andare sul 2-2. Peccato, abbiamo fatto una buona gara, credo una gara equilibrata. A differenza la fanno i giocatori bravi, il Pescara ce n'ha tanti bravi. Io le chiedo all'inizio secondo tempo lei si è presentato con due punte di struttura lì, ha cambiato un po' l'intervallo. Cosa non andava nel primo tempo? Cosa voleva cambiare? Ma intanto mettere un po' di centimetri in più e mettere un attaccante dentro l'area, perché D'Amico è un attaccante esterno, mentre Sarau e Spalluzzo sono due punte. E quindi siamo andati con due punte e direi che abbiamo fatto bene. È stata, ripeto, una partita secondo me equilibrata. Nel primo tempo il Pescara ha avuto una palla gol con Cernigoi, poi ha fatto gol su palla inattiva. Noi non benissimo il primo tempo, poi nel secondo abbiamo trovato il gol su palla inattiva anche noi. Abbiamo avuto una palla con Spalluto per far gol e poi dopo abbiamo trovato il gol. Poi il gol del Pescara su una nostra disattenzione difensiva, in questo periodo stanno prendendo troppi gol, con un po' più attenzione potevamo evitare questo gol. E ripeto, poi c'è stata la palla gol di Spalluto, potevamo andare sul 2-2, alla fine poi ho schierato quattro giocatori offensivi, abbiamo rischiato qualcosa in più e poi su un lancio lungo ha chiuso la partita. Il campo dice 3-1, ma la mia squadra ha fatto una buona prestazione, secondo me il risultato più giusto forse era il pareggio. Io le chiedo un'ultima cosa, ringraziando l'ufficio stampa del Gubbio, poi Torrente deve andare via, la chiudo un po' con il sorriso, lei sì. Clemenza non lo vuole più vedere, no, dopo l'andata? Sì, sono d'accordo con lei, Clemenza si incontra sempre noi, diventa il capocannoniere del campionato.